Buongiorno a tutti, dal vostro Milanista. Faccio, siamo in un nuovissimo video post partita di Milan-Parma 3-1. Inizio a dire, non ho visto la partita, ho visto di Alexia per motivi di lavoro, quindi non ho visto la partita, ho visto di Alexia, e quello che ho visto negli Alexia, ho visto un Milan sì che ha sofferto ogni tanto il Parma, ma ha saputo soffrire, ma un Milan che ha girato pure bene. Siamo passati in svantaggio con il gol di Kurtic e poi Franco esce. Quando ti inventi tu, proprio tu, ti inventi un gol del genere, c'è solo da applaudire. C'è solo da applaudire per un giocatore che prima del lockdown tutti lo davano per scontata partente, tutti lo davano, non credevano più in lui. Ora, dopo il lockdown, si è risvegliato un cachet che forse sta arrivando ai livelli quando era all'Atalanta. Un cachet che gioca bene, sì, ogni tanto qualche sbaglio può fare, ovviamente. Non sono qui a condannare uno sbaglio. Però rispetto a prima, si sta impegnando, ho proprio trovato la sua posizione giusta. O non so quello che sta succedendo. Un cachet che a me mi sta piacendo nelle ultime partite. E viene da 3 partite consecutive che segna, tutte, 2 partite da rigore, 2 gol da rigore e un grandissimo gol di quello di ieri, da fuori area, sul secondo palo, quello che si è inventato, quello che si è inventato, che si è, complimenti. Poi un altro tiro da fuori area, c'è la nuova. Ha fatto quello che la Nogu, il 3-1 fatto, poi che la Nogu prima ha fatto pure l'assist, una punizione deliziosa, bella punizione di che la Nogu, trova Romagnoli che di testa spiace, non spiace proprio il portiere, però il portiere non era da prendere, era nella stessa traiettoria, però il portiere non l'ha presa, ha fatto uno stacco di testa. Magari un bel stacco di testa e la piacerà bene quella palla. E poi, come dicevo, da fuori area Çalhanoğlu trova il gol 3-1. Quindi, voglio dire, avete visto? Ma il mio non è che non sa tirare. Il tiratore che era un buon tiratore dalla distanza. Perché non provare ogni tanto un tiro da fuori area, ci riescono i gol, vedi che sì, ieri, vedi che la Nogu, ieri, ci hanno provato e abbiamo segnato. Mi ricordo ancora io, nella partita di ritorno dell'Europa League contro l'Arsenal, che la Nogu ha fatto un grandissimo tiro da fuori area e ha segnato. Il Milan, se vuole, queste abilità che può avere, non le sanno sfruttare, non ci credono poco. Questo è il problema di Milan, che il tiro dalla distanza non ci credono molto i giocatori di Milan, perché Çalhanoğlu ha un bel tiro, lo può avere pure per età. Neanche la partita scorsa si stava inventando pure lui un euro gol, Leao, scusa se ho detto neanche, mi sembra ho detto neanche, scusate, mi sono detto neanche. Perché non provare, visto che abbiamo questa abilità? Non lo capisco. Ora ci aspetta la prossima partita contro sì, il Bologna sabato di sera 21:45, se non erro. Speriamo in bene che riusciamo a portarci a casa i punti, perché comunque io penso che Napoli si può superare il Napoli, perché comunque l'Europa League, gli gironi Europa League scontati, perché essendo che vincitrice la Coppa Italia si è qualificata all'Europa League, quindi il Napoli lo potremmo pure superare, ma dobbiamo essere bravi noi a fare i punti. La Roma, vediamo, potremmo pure superare la Roma, che ha partite tosse, ma pure noi abbiamo partite tosse come Sassuolo e Atalanta, come le ha pure il Napoli, partite tosse e la Roma. Dobbiamo essere bravi noi a lottare ora fino al 2 agosto, perché mancano 7 partite, se non sbaglio. Quindi
forza, che stiamo arrivando fino alla fine, abbiamo l'Europa League nelle nostre mani, perché comunque col settimo posto arriviamo ai preliminari, ma ci arriviamo. Ora ci rivediamo domani per un video pre-partita di Milan-Bologna. Speriamo in bene, ci vediamo domani. Un saluto, anzi, vi invito a mettere un like, condividere e commentare questo video e iscrivervi nelle mie pagine social, Facebook, Instagram, il mio Instapaccio, TikTok, il mio Instapaccio Official, e ci vediamo in un prossimo video. Salve a tutti, dal vostro milanista Paccio.